Buona! Se no ti stacco i capelli. Torna dentro. Dentro! O fuori! Via! Giudice, un po' di dignità, che diavolo. Non sta bene rotolarsi nella polvere. Lasciatemi, figlie bastardi, o sarà peggio per voi. Non vi servirà nascondervi dietro a quella stella. Vi denuncerò allo sceriffo federale. Avete sentito, ragazzi? Ci sta minacciando. Giudice, questo è un reato. E allora adesso sai che fai, giudice? Dallo sceriffo federale ci vai in mutande, capito? Giù le brache! Muoviti, giudice. Obbedisci. Siamo noi la legge. Giù le brache, in nome della legge. Miserabile! No, no, no! Adesso te ne vai di corsa, giudice. Figliacchi! No! Di corsa! La sentenza è eseguita, vostro onore. Guarda, sta arrivando un prete. Già, l'ha scelto buono il momento. Ehi, prete, che cosa vai cercando? Ecco, forse fai in tempo a salvargli l'anima. Prega! Ti sei dimenticato i salmi? Già che ci sono, pregherò anche per l'anima vostra, perché il Signore ha detto: ricordati che sei polvere, e polvere ritornerai. Ti sparo! Ah!
Ehi, tu! Sei sordo o sei stanco di campare? C'è qualche animale più importante di te dietro quelle sbarre? Faccio vedere io cosa... Staccare! Che sta succedendo? Tu che cosa vuoi? Entrare. Hai un lasciapassare? No. Ho soltanto 3 sceriffi morti ammazzati. Bastano? Avverti il direttore. Presto, vai! Muovetevi, muovetevi! Cani rognosi! Direttore! C'è uno là fuori con 3 sceriffi morti! Muoversi, muoversi! Sotto, sotto! Aprite, presto! Dove li hai trovati? A Sandy Creek. Morti? No. Erano vivi quando sono arrivato. È successo dopo. Senti, amico, se è una buffonata, la potresti pagare molto cara. Li ho ammazzati. E quindi sono venuto qui a costituirmi. Come vuoi. A entrare ci sei riuscito. Ma ricordati che da qui non si esce. Scendi. Via il mantello. La pistola. Giù. Guarda se ha altre armi. Niente. Basta. Questo è il benvenuto di Everglades. Te la leveremo noi la voglia di fare il buffone. Su, tirati su. Muoviti. Guarda come l'hanno ridotto! Non lo portate, qui non c'è più posto! Guarda come l'hanno posto! Già lo farà il bello con l'amore! Non sai quello che ti aspetta! Allora, ti capisco! Apri, Guzzi! Ehi, Sancho, questo è uno che ha voglia di scherzare. Cerca di farlo divertire un po'. Sancho! Ci penso io. Acqua! Acqua. Siamo caldo! Avete ragione, acqua. Amici. Stiamo morendo di caldo sete. Boia. Si crepa qui dentro! Acqua! Acqua, maledetti! Acqua, abbiate pietà! Oh, volete farci crepare tutti? Acqua! Fa proprio un caldo boia. Un goccio anche a noi! Bastardo! Faccio un po' d'acqua! Mi si schiaccia! Calma! Uno per volta! Calma, ce n'è per tutti! Calma! Basta! Basta! Avete bevuto anche troppo! Via! Via! Via, bastardi! Via quelle mani! Via! Ehi! Sancho! Un po' d'acqua anche a me! Hai capito? Sancho! Si crepa qui dentro! Ehi, bastardi!
Vuoi anche tu un po' della mia acqua? Ma certo, volentieri. Eccoti servito. Salve, sceriffo. Aprite il cancello. Dai, Bill, dammi una mano. Subito. Salve. Prendi il cavallo dello sceriffo. Sì, capo. Allora? Ancora niente, Manassascim. Quell'uomo è più testardo di un mulo. Mi avevi assicurato che l'avresti fatto parlare. Già, ma sei meglio di me che non posso esagerare con le torture. Hai provato col mio sistema? Se lo facciamo crepare senza parlare, siamo fregati. Ci penso io. Perché la vuoi tirare tanto per le lunghe, grande Full? Per te è finita. Prima o poi la sentenza di morte dovrà essere eseguita e finirai appeso a una corda. Questa è l'ultima occasione che ti offro. Dimmi dove hai nascosto quell'oro e ti prometto salva la pelle. Tu sai che io sono la legge e che posso farlo. E va bene, cercherò di essere un po' più persuasivo. Da qua. Avanti, ti decidi a parlare? No! No! Bene, allora non mi servi più. Domani impiccalo. Hai visto? È inutile, quello non parla. Sei sicuro che sappia dov'è quell'oro? Per 500.000 dollari vale la pena di rischiare. Ma non possiamo impiccarlo veramente. Sarà una finta impiccagione, il cappio al collo gli scioglierà la lingua. Non è uno stupido, ma che gli servirebbero 500.000 dollari da morto. Ehi ragazzi, siamo noi. Questa notte avete finito? No, finalmente, era ora. Vi eravate addormentati? Ah dai, per 5 minuti di ritardo. Salve. E qui la notte si gela. Già, e di giorno si schiatta. Comincio a rompermi l'anima. Passare la vita a passeggiare su questi mucchi di merda. Meglio passeggiarci sopra che starci dentro fino al collo. Anche questo è vero. No, che è vero. Buonanotte. Buonanotte. Ehi, Sancho, passami un goccio d'acqua. Aspetta, ho finito. Vado a riempirmi la borraccia. Dove hai preso quell'acqua, carogna? Hai da accendere? Good. Che ti prende? Ehi, che succede laggiù? Ha bevuto un goccio più del solito e non si regge in piedi. Dai, sta su, Sancho. Beh, mettilo seduto, così vedrai che gli passa. E allora sta giù.
Vieni. Buono, eh? Accidenti, che sbronza. Mi hanno detto che volevi parlarmi, eccomi qua. Ma come hai fatto? Quando ti ho visto passare trascinato dalle guardie, ho pensato che... Non perdiamo tempo, grande Fullo. Raccontami qualcosa di interessante, se ci tieni a venire fuori. $500,000 in oro, facciamo metà. Dove sono? Ci avrei giurato che non saresti rimasto insensibile alle parole di un vecchio amico. Sono a Mansfield. Quel bastardo dello sceriffo mi ha fatto condannare. Vabbè, adesso il resto me lo racconti dopo. Tu lassù, c'è una gabbia vuota, è scappato un prigioniero. Fermi! Che succede? Ma sei pazzo, così ci ammazza. Zitto, zitto. Solo quelle donne! Di qua! Li hai trovati? No, io cerco di qua, tu vai da quella parte. Resta sempre dietro a me. Cercatelo anche all'esterno! Volevamo salutarti prima di andarcene. Non ce la farete mai. Prima o poi la giustizia vi beccherà. Se esistesse la giustizia in questa prigione, tu dovresti crepare per primo. Venite! Hanno ammazzato! Voi! Preparate una pattuglia a cavallo e aprite il cancello! Dovete circondare il muro! Presto! Vieni, direttore! Che succede là fuori? Niente, sono io che me ne vado. Cappello, mantello e pistola. Svelto. Portate le altre torce! Aprite le porte! Presto, fuori, tutti fuori! Circondate il muro! Bocca chiusa e mani legate. È così che si prepara la gente per la forca, vero? Tu dovresti saperlo, no? Ma io non sono un boia come te. E ti lascio una via d'uscita. Dipende solo da te saperne approfittare. Voltati. Ora sturati bene le orecchie. Se la fiamma arriva al vestito, sei fritto nel vero senso della parola. Ma può darsi che con una bella corsa gliela fai ad arrivare alla vasca che è in fondo al cortile. Ecco, se vuoi salvare la pelle, corri a mettere le chiappe a mollo. Prendetelo! È lui! La legge non esiste a Mansfield. Esiste solo quella carogna di sceriffo, Manassas Jim. È lui che mi ha fatto condannare accusandomi di aver ammazzato il mio socio, un certo Johnson. E invece? Non sono stato io! Con Johnson ero socio in una bisca, ma lui aveva anche una banca e doveva fare da mediatore in un certo affare. Che affare? Una compravendita. Il fratello dello sceriffo, Manassas Joe, aveva $20,000,000 falsi e un certo Monk glieli voleva comprare per $500,000 in oro.
Ma Johnson volle fare il furbo e si mise in testa che poteva fregare l'uno e l'altro e mettersi in tasca tutto lì. E allora ebbe questa bella idea. Diede appuntamento a Monk e a Manassas Joe nella nostra visca. Signori, voi avete richiesto la mia competenza di banchiere per valutare la vostra merce. Ecco, questi sono 500.000 dollari in oro. Con i quali si vuole acquistare... I miei 20 milioni di banconote false. A me spetta giudicare se l'oro è buono e le banconote perfettamente falsificate. Esatto. Esatto. Bene, signori, qui siete in casa mia e garantisco io per tutti. Non tratto affari con gente armata. Quindi, favoritemi i vostri cinturoni. C'è poco da ridere. Johnson uccise Manassas Joe, ma l'altro non era Monk, era soltanto un suo uomo di fiducia. E tu che c'entri? Che c'entro? Te l'ho detto, ero socio di Johnson. L'idea di combinare quel maledetto imbroglio era stata sua, ma quella bisca era anche mia. Chi glielo avrebbe spiegato a quel gentiluomo che io non c'entravo? Ormai c'ero dentro fino al collo. Ma che cosa hai fatto, idiota? Non riusciremo mai a portarci via questa roba e ci lasceremo la pelle tutti e due. Non hai capito, io porterò via questa roba e tu ci rimetterai la pelle. Accidenti a quel porco bastardo imbroglione traditore. E poi? Che ne fu di Johnson? Questa è la cosa più misteriosa. Mi hanno detto che l'hanno trovato morto nella bisca insieme a quei due che avevo ucciso. Loro e i soldi falsi erano spariti. E Manassas Jim disse che ero stato io a far fuori Johnson, a nascondere l'oro e le banconote false. Sembra la cosa più naturale. E invece no. L'ho urlato al processo con tutto il fiato che avevo in gola. Ma te l'ho detto. A Mansfield è quel bastardo di Manassas Jim che fa il buono e il cattivo tempo. Mi ha fatto condannare a morte e poi mi ha portato in quella merda di prigione per farmi parlare. Ma io non so dov'è quell'oro. Perché mi guardi così? È una storia che non mi convince troppo. Sto pensando che forse è meglio se ti riporto in galera. Ma non lo capisci. Quell'oro deve essere a Mansfield. C'è un sacco di gente che lo sta cercando. E finiranno col trovarlo se... Se non lo trovo prima io. Certo, quell'oro è là, lo capisci? È là! Insieme a un mucchio di gente che mi sparerà addosso. Beh, dico, vorrei pur rischiare qualcosa per guadagnarti la tua parte, no? D'accordo. Dividiamoci. Tu va a Sonora e aspetta mie notizie. Ma non andiamo insieme a Mansfield? No, per trovare quell'oro ho una sola cosa da offrire a quelli di Mansfield. La tua pelle. Non la offrire a troppa gente, se no a qualcuno avrà voglia di farmela. Stringere troppo questa bestia, così la rovini, polacco. È un bel cavallo, ha bisogno di essere curato. Sono 40 anni che faccio questo mestiere. Basta indovinare quello che dice. Questo è il fuoco della Carolina, la città indovina. Avanti puntate, un dollaro solo. Occhio alla carta, fate attenzione, questa è la carta che vince, le altre due perdono. Questa è la carta che vince, l'avete vista bene? Queste sono le carte che perdono, attenzione a non sbagliare, questa è la carta che vince. Questa è sempre la carta che vince, non c'è troppo. E queste due sono quelle che perdono, attenti a dove le metto. Ma quella che dovete puntare è sempre questa, perché questa è la carta che vince. Attenti a dove le metto, occhio alla carta, non c'è trucco. Basta indovinare la carta che vince. Voilà, le gisanfe. Puntate, signori, accetto qualunque puntata. Puntate, coraggio, non puntando le spalle alla fortuna.
fortuna cieca, ma voi gli occhi ce l'avete. Niente paura, coraggio, non ci trucco. Avanti, bel giovane, non ci pensare tanto. Voilà! È andata. Scoprire! Scoprire! Ha vinto! Ah! Beh, se la vi, sai chi vince e sai chi perde. E c'è pure chi dovrebbe farsi gli affari suoi, perché a Mansfield la prima regola è farsi gli affari propri. Cercherò di ricordarmelo. Puntare ancora, signori, avanti, in gioco continua. Questa è sempre la carta che vince. Avete visto? Il signore ha dato un piatto d'apposta. Non vado a cercare voi. Salve, me lo tenete? Quello? Sono $2 al giorno, sempre che non ci sia esplosivo o roba che brucia. Ma che? C'è solo un organo. Un organo? Yeah. Uno di quei cosi che suonano? Sì. E a che vi serve? Voglio aprire un locale. Anzi, se vi capita l'occasione, passate parola. Io mi fermo per qualche giorno all'albergo. Questa è la stanza migliore che ho. Ti va bene? Benissimo. Ti preparo il letto. Grazie, aspetto gente. Ma dai, non fare complimenti con me. Sarà per un'altra volta, eh? Non capisco. Non ne mancherà l'occasione. Scusa, i miei ospiti non si sono mai lamentati. Ma certo, certo, ne avevano il coraggio. Scusa se ti disturbo, straniero, ma è la prima volta che vedo sparare così. Per poco l'uomo dello sceriffo non mi cascava in testa. Qui la legge spara dai tetti? Ti sei messo in un bel pasticcio. Qui fanno... fanno quello che vogliono con la scusa della legge. E tu? Con quale scusa sei entrato qua dentro? Per aiutarti. Perché? Ho bisogno d'aiuto? Vieni a vedere. Guarda che festeggiamenti ti stanno preparando. Largo! Hai ragione. Sono proprio nei pasticci. Già, Manassas Jim non è tipo da tirarsi indietro. Darebbe fuoco all'albergo pur di metterti le mani addosso. L'unica via d'uscita sicura è lo scarico delle immondizie. È uno scivolo che dalla cucina va a finire in una fossa dietro l'albergo. Che ne dici? Dico che è meglio puzzare di marcio che marcire. Andiamo. Che fai? Sbrigati. Ogni cosa a suo tempo. Due al solito posto. Voi altri di sopra. Ancora. Ma perché non li aspettate di fuori? Possibile che veniate a cercarli sempre qui, i criminali? Zitta, Baltracca. Che stanza hai data a quell'uomo? L'ultima sul corridoio. E questa volta, per favore, guardate di non bucarmi i mobili. No! Qui, ragazzi. Via libera. E
di qui che ti dicevo. Te la potrai squagliare senza che nessuno ti rompa le scatole. Come dicevi tu, meglio puzzare da vivi che da morti. Va presto. Dopo di te, amico. Non sparate! Aiutatemi, sceriffo. Io non so come ha fatto a capire che... Imbecille. Ma che fate? Che stai facendo qui? Va fuori! È stata messa una taglia sulla tua testa. Che sei venuto a fare a Mansfield? Se vuoi parlare d'affari, perché non ti siedi? Di quali affari dovrei parlare con te? Di 500.000 dollari in oro. Bene. Se ci tieni a saperlo, quel denaro è mio, spettava mio fratello. Ma se hai saputo dov'è, possiamo metterci d'accordo. Grande Fool dice di non saperlo. Quel maledetto bastardo. È lui che ha ammazzato mio fratello. Lui dice che è stato Johnson. E allora, dopo aver ammazzato mio fratello, ha ammazzato anche Johnson. E si è preso tutto. Dollari veri e dollari falsi. A quanto pare la verità ha molte facce. Ma questa ha una faccia sola. Stammi a sentire. Avevo detto a mio fratello Joe di non fidarsi di Grande Fool e di Johnson. Ma lui credeva di essere il più furbo. E volle andare a quel maledetto appuntamento. Quando arrivai nella bisca trovai soltanto 3 cadaveri con un buco nella pancia. Sparito l'oro di Monk. Spariti i soldi falsi di giù. Mio fratello era ancora caldo. Nessun segno di lotta. Quel bastardo li aveva ammazzati come bestie. Il bastardo chi sarebbe? Grande Fool. Ma perché allora si è fatto arrestare? Aveva i soldi e la coscienza sporca. Due cose che avrebbero dovuto farlo diventare l'uomo più veloce di Mansfield. C'era anche Monk nella faccenda. Aveva circondato la città col suo esercito di straccioni per impedire a chiunque di scappare. Chi è questo Monk? Un mercante. Compra uomini e armi, li mette insieme e li rivende a miglior offerente. Adesso siediti anche tu. Tieni le mani sul tavolo, bene in vista. Così, bravo. Adesso tocca a te dire la verità. E fai in modo che sia credibile. Molto credibile. Ti propongo un accordo. Io ti dico dove è nascosto Grande Fool. E tu levi il mio ritratto da fuori e ordini ai tuoi uomini di lasciarmi in pace. Quando trovo l'oro facciamo a metà. Grande Fool ti ha mandato qui senza dirti dov'è l'oro. Già, hai visto anche tu che è difficile farlo cantare. Grande Fool è a Sonora. Se lo vuoi, manda qualcuno a nome mio. E fa togliere quel manifesto là fuori, socio. Mi chiamo Lara.
Andiamo via, prego. Dammi un whisky. Un whisky, sì, per un momento. Vedo. Ho detto vedo. Mi avete sentito? Insomma, vogliamo giocare, sì o no? Ho detto vedo. Ecco, così non vedi più. Non voglio grane nel mio locale. E non pensare di fare scherzi. Bada che i miei uomini ti tengono sotto tiro. C'è una bella taglia sulla tua testa, ma a me non interessa. Voglio soltanto che te ne vai subito di qui. Una taglia sulla mia testa? Non capisco, ci deve essere un errore. Un errore? Vedrete, vi hanno mal informato. Prego. Che vi dicevo? Che cosa hai raccontato di tanto interessante allo sceriffo? Perché non lo chiedi a lui? Eh? Accomodarsi ai tavoli, signori, il gioco riprende. Accomodarsi ai tavoli. Che sta succedendo qui dentro, signor Nobody? Un piccolo malinteso, sceriffo, niente di grave. Ma entrate, accomodatevi nel mio ufficio. Prendo io il tuo posto, se non ti dispiace. Prego. Anch'io vedo. Passo. Ecco, adesso non passi più. Vieni fuori, plom plom. Continua a suonare. Continua a suonare, mon ami. Questo posto è pieno di gente con le orecchie lunghe. Ma di musica se ne intende poco. Apprezza solo quella delle pistole. Eccellente, sei molto bravo. Non sapevo che suonavi l'organo. Quelle sono mani da poker o hai cambiato mestiere? No, è una vecchia passione. È molto che sei qui. Abbastanza da sapere tutto quello che c'è da sapere. E tu che ci sei venuto a fare qui a Mansfield? Faccio collezione. Collezione di soldi veri e soldi falsi. Ne sai niente? Eh? Oh, mio Dio! Non lavorerai mica per il governo! Ti sembro il tipo? No, certo chi può pensare di te una cosa simile. Se sei venuto qui a Mansfield ci deve essere qualcosa di grosso che bolle in pentola. Tu sei una vecchia volpe. Non stai parlando per caso di un certo mezzo milione di monete d'oro? Tu cosa ne sai? Beh, quello che ne sanno tutti gli altri. Li conosci anche tu, quei cani. E guarda che se ne sono scatenati parecchi attorno a quell'osso d'oro. Quel bastardo dello sceriffo in testa a tutti. Quello scimmione di Monk. E poi... Hai un fiammifero? Sì, sì, subito. E poi i pesci più piccoli. Piccoli ma molto affamati. Uno strano tipo che si fa chiamare Polacco e non si sa bene da dove venga. Nobody, il nuovo proprietario della pisca. Un guercio che si chiama Occhio. E poi Bel... La vedova di Johnson. Chi è quello? Una mia invenzione, vai Alfie! Grazie Alfie. Ti piace? Ingegnoso. Molto ingegnoso. Ti prendo come socio. Quanto vuoi? Beh,
Anch'io sono uno dei tanti pesci piccoli e affamati. Sono mesi che cerco quel denaro, ci ho perso un sacco di tempo. Facciamo la metà, va bene? Oh, la metà più Alfi. Affare fatto, qua la mano. Ecco, guarda, quello là in fondo è il mio ufficio. Mi trovi sempre lì, naturalmente, quando non lavoro. Straniero! Sparisci. Senti. Sì, amico. Hanno portato questa per te dall'albergo. Pare che sia urgente. Un profumo molto fine. Non serve, signore. Temevo che non veniste. Perché non avrei dovuto? Beh, perché non sapete chi sono. Siete la bellissima vedova di 500.000 dollari in oro e di 20 milioni di dollari falsi. Non mi va di scherzare su certe cose. Perché siete venuto a Mansfield? Per aprire un locale. Però mi servirebbero dei capitali. È per questo che anche voi cercate quel denaro e vi siete messo d'accordo con lo sceriffo. E se anche fosse così, a voi cosa interessa? I soldi che aveva mio marito erano i miei soldi. E lui li ha sperperati per anni nei suoi loschi affari. Quindi solo io ho diritto a quei 500.000 dollari che ha sicuramente nascosto lui. Ad ogni modo, con chiunque siate d'accordo, io sono pronta a offrirvi di più. È un'offerta che potrei prendere in considerazione. Ve lo consiglio. Fermo dove sei! Voltati e non fare scherzi. Se non ti dispiace, vorrei riprendere la conversazione che avevamo interrotto. Mi hai rovinato il cappello, amico. Sono il migliore tiratore di Mansfield. Io non sbaglio un colpo. Se ho preso il cappello è perché non ho voluto prendere quello che c'era sotto. Cosa pretendi? Che ti ringrazi per la premura? No, ne puoi fare a meno. Devi solo dirmi quello che hai detto a Manassas Jim. E allora... Allora, pardon, signore. Allora mi hai rotto l'anima. Grazie per l'appuntamento, signore. Spero che la prossima volta avrete il buon gusto di lasciare a casa i vostri amici. Ma non penserete che... E invece sì. Il miglior tiratore di Mansfield. Imbecille. L'hai visto anche tu? Quello è un demonio. Aspetta, Bell! Non te ne andare! Non posso tornare così in paese! Accidenti! Accidenti! Brutta sgualdrino! Appena sbuca dall'altra parte di quella roccia, lo facciamo secco. È sparito. Porca vacca, adesso gli levo la voglia di giocare. Eccolo lì. No, aspetta. Il solito trucchetto. Siamo disarmati! Non sparate! Thank you.
Sonno molto duro, Monk. Non ti sento, ma ti leggo sulla bocca, brutto figlio di... Lascia stare i complimenti, Monk. Voglio solo fare due chiacchiere con te. Te l'ho detto, sono sordo. Il peggior sordo è chi non vuol sentire. Se non ti interessano i soldi che t'hanno fregato, me ne posso anche andare. E va bene. Ma quando parli con me, ricordati che devi sempre guardarmi in faccia. Sa che piacere. Eh? Avanti, parla. Generale Monk! Un uomo è entrato nel campo. Un uomo... Brutto bastardo! Lo vedo che è entrato un uomo nel campo! E così fa della guardia, c'ha il troio! Vieni di fuori! Potevo fare la pelle! E voi non ve ne sareste neanche accorti! Animali, bestie! Mi sveglio io e mi sveglio! Razza di bastardi! Ecco! E anche voi, spaltate! Che cosa fate sempre in mezzo? Via! Via! Levatevi di torno! Vi scappo la pelle dalle ossa! Per Giuda! Ecco! Questa serve! Io mi parlo di non mangiare, voi siete capaci solo di stare con la pancia al sole! Vieni, dove vai? Dove scappi, bastardo? Vieni! No! Vieni! Vieni! È un pazzo, quando il generale si scatena non lo tiene più nessuno! Meglio io la disciplina! Ma perché lo chiamate generale, quel gorilla? Generale di chi? Di quegli straccioni? Altro che straccioni, questo è un esercito, ecco perché vuole quei soldi. Quelli veri sono per lui e quelli falsi gli servono per mettere insieme l'esercito e rivenderselo al miglior offerente. In me si può scoppiare un'altra rivoluzione. E anche tu, dove vai? Vieni! No! Ecco! Col culo a rotto! Aspetta. A te, mio generale. Mangia. Quell'oro è mio. Grande Fool me lo ha rubato e Grande Fool deve morire. Tu sei amico di Grande Fool, quindi tu devi morire. Tutti prima o poi dobbiamo morire, generale. Sì, ma non tutti questa sera. Mi hai convinto. Lo so, tu sei in gamba. Ma questa volta hai sbagliato. Sei tu che hai sbagliato. Ti sei andato a fidare di Johnson. Fidato, fidato un corno! Quella notte io dovevo aspettare fuori di Mansfield, ma avevo un piano per concludere l'affare a modo mio. Appena buio entrai in città con una pattuglia dei miei. C'era un gran silenzio. Le luci erano spente. Anche le luci della bisca erano spente. E questo mi insospettì. Ci avvicinammo senza far rumore e andai a dare una sbirciata dentro. Quello che vidi era l'ultima cosa che mi aspettavo di vedere. Stecchito. Sì, stecchito come un baccalà. Quello che avevo mandato al mio posto. E l'oro? L'oro naturalmente era sparito. In quel momento mi pentii di non essere andato io. Gliel'avrei fatto vedere a quei bastardi se mi facevo fregare a quel modo. E neanche potevo dare la colpa a Manassa Joe, perché anche lui era stecchito là in terra, con un buco nella pancia. Qualcuno doveva aver architettato quel piano per fregarci tutti quanti. Però mi accorsi che le cassette che Manassa Joe aveva portato erano ancora lì intatte. Così mi pareva, vacca boia.
perché al posto dei dollari falsi c'era dentro solo cartaccia, un mucchio di sporca fottutissima cartaccia. E Johnson? Ma che ne so, là c'erano soltanto i corpi di quei due. Poi quel bastardo dello sceriffo ha imbrogliato le carte. Dice che ha trovato anche Johnson con una pallottola in mezzo agli occhi. Io dico che ce l'ha portato lui, magari dopo averlo accoppato. Può darsi. Però l'oro non ce l'ha. Già, qualcosa gli è andato storto. Ha torchiato quell'altro bastardo di grande Full per mesi, senza riuscire a cavargli una parola di bocca. Se lo dava in mano a me, per giuro, l'avrei fatto cantare. Darei la metà di quei soldi per mettergli le mani addosso. Accetto. Tu sai dov'è? D'accordo, la metà dell'oro per la pelle di grande Full. Dimmi dov'è. Grande Full lo puoi trovare a Sonora. Manda qualcuno e fagli dire che sono amici miei e che ho trovato quello che cerca. Hai sentito, cretino, vai. Grazie per la cena. Ti sei dimenticato di dirmi il meglio. Dov'è l'oro? E ti pare che se l'avessi saputo sarei venuto qui a sentire le tue chiacchiere? Lasciatelo, ragazzi. Grazie, generale. Troppo buono. Ci vediamo, generale. Prendetelo! Lo sceriffo è partito con i suoi al tramonto e io non sapevo cosa fare. Vieni, vieni con me. È là. Che succede? Hanno ammazzato Plonflon. Eccolo. Lui? Che cosa fai qui? Amico, hai preso il posto dello sceriffo che fai tante domande. No, perché sento sparare, mi dicono che c'è un morto. È soltanto curiosità. Se scopri chi l'ha ammazzato, ti togli anche la curiosità di sapere chi ha nascosto quel bel malloppo che stai cercando. Non dava fastidio a nessuno quel vecchietto.
ma aveva cervello. Deve averlo usato troppo e qualcuno gliel'ha bucato. Quella carogna dello sceriffo ha altre cose a cui pensare. Non scoprirà mai chi l'ha fatto fuori. Già, ci vorrebbe proprio un agente federale. Che figlia di cagna. Toglietevi la stella. Ditegli che vi manda Sartana. Se non ci crede, sparate. Però dovete stare attenti a non ammazzarlo. Solo da vivo vale $500,000. Poi a terra. Ehi, Ciclo, sta qui, grande Full? Sì, è dentro. Vieni qui, Scuccia. Oh, no, bevi insieme. No, signor, no. Fammi un po' di compagnia, solo un momento. No, no. Dai, vieni qui, fatti dare. No, no, attento, signore, sta il ligno. Signor, là fuori ci sono i tuoi amici. Hanno detto che vengono da parte di Sartana. Sartana? Va bene, Paco, falli entrare. Sì. Salve. Se tratti così i tuoi amici, agli altri che li fai? Non erano miei amici. È quel figlio di buona donna di Sartana che ha cominciato a giocarsi la mia pelle. Basta. Grande Fool, ascoltami. La casa è circondata, non ci puoi scappare. Vieni fuori e ci metteremo d'accordo. Se non ti decidi, do fuoco alla casa! Faremo a metà, ti do la mia parola d'onore! Ora voglio la tua! Merda! L'hai voluto tu, grande Fool! Figlio di cagna, verme! Sarai un gran figlio di cagna, ma sei anche un amico. Tutti a terra! Thank you.
Sono troppi. Per ora pensiamo a salvare la pelle. Sartana ha venduto la notizia anche a Monk. Un altro di meno. Se pareggio le forze ci metteranno di più a scannarsi. Quel maledetto se la fila. Cosa volete a quest'ora? La signora sta riposando. Dille che c'è il suo nuovo socio. La signora capirà. Che cosa volete? Dare un'occhiata allo studio del caro estinto. Tornate domani. Stasera, signore. Meglio stasera, se ci tenete a quel denaro. Ma se qualcuno mi vede ricevervi a quest'ora? Qualcuno? C'è mezzo paese che mi sta spiando. Io ho la mia reputazione da difendere. Avete da difendere anche 500.000 dollari. E va bene, entrate. Ecco, questo era il suo studio. Quando sono arrivata due giorni dopo la morte di mio marito, tutta la casa era ridotta così, come se ci fosse passato un ciclone. Beh, adesso ci passo anch'io. Questa è la mia camera da letto. Ma voi non ci siete dentro e quindi non è necessario chiedere il permesso. Ma... Avete niente di meglio da nascondere? Se sapevate che ero qui, perché non l'avete detto subito?
Sto cercando 500.000 dollari in oro e 20 milioni di dollari falsi. Sono argomenti troppo banali per poter interessare un uomo innamorato. Fate pure come se io non ci fossi. Sai che ti dico? Pensaci tu, Alfie. Abbiamo avuto tutti la stessa idea. Ragioniamo, signori. Faremmo niente altro che il suo gioco se ci scannassimo a vicenda. Ma certo. Ci ha fatto venire qui apposta. Hai scelto il posto giusto, Sartana, perché là dentro ci resti in eterno. Ma dopo che ci avrà messo a parte dei suoi segreti. Dico bene? E tu, occhio, scendi nella tomba, presto! Guarda che cosa c'è dentro. Coraggio! Sarebbe stato un bel posto per nascondere quei 500.000 dollari. Perché proprio qui? Perché Johnson era venuto proprio qui ultimamente. Già. Ma non a piedi, erano in quattro a portarlo. Tieni, Manassas, è di tuo fratello. Che cosa vedi sotto quello stivale, sceriffo? La stessa terra che c'è qui intorno. Sembra la stessa, ma non lo è. Neanche tuo fratello è venuto da solo a farsi seppellire. Ehi, voi. Che diavolo ha detto? Chi scopre da dove proviene quella terra, scopre anche il malloppo. Buonanotte, signore.
insomma, ci avete capito qualche cosa voi? Fermi! Il primo di voi che si muove è un uomo morto. Ricordatevi che sono il migliore tiratore di Mansfield. E non ci metterei niente ad aggiungere tre croci a questo cimitero. Le vedete queste sacche? Riempitele con tutto l'oro che c'è nella cassa e poi passatemele. E attenti a non fare scherzi! Vegliacchi! Tre contro uno! Salve, polacco. Stasera ho diviso tutti in buoni e in cattivi. Tu da che parte stai? Tanto vale che te lo dica. Il mio vero nome è Sam Putnam. Sono un agente federale. E tu sei contro la legge? Né contro né a favore. Diciamo piuttosto che ho delle idee tutte mie. Come hai detto che ti chiami, Sam? Putnam. Ah, sì. Senti, perché non lavoriamo in coppia? Al governo interessano solo quei 20 milioni di dollari falsi. È per questo che mi do da fare con Bell. D'accordo. A te quelli falsi e a me quelli veri. Affare fatto? Come si fa a rifiutare un'offerta simile? Sei proprio un gran ficcanaso, Occhio. Forse so dove si trova questa terra. Però, per averne uno solo di occhio, vedi troppe cose. Levati quella benda, Sam Putman. Bravo. Mi hai riconosciuto. Beh, non è che ci volesse molto, anche se quell'imbecille del polacco si fa passare per agente federale usando il tuo nome. Sai, sto cominciando a pensare che il vecchio Plon Plon doveva aver capito tutto. Può darsi. Ma a me non ha detto un bel niente. Lo so. A proposito di quella terra, incontriamoci domattina al bagno turco. Forse faremo una gita insieme. Bene, ragazzi, avete giurato. Spero che vi rendiate conto di che cosa significa. Da questo momento rappresentate la legge e avete il preciso dovere di farla rispettare. Tu verrai con me, sella due cavalli. Siete cinque contro uno. Ce la farete, spero. Manda solo me, sceriffo, così non devo dividere con nessuno. Meglio pochi dollari sicuri che molti con rischio di beccarsi un buco in fronte. Andate. Sono stato io. L'hai trovato già morto? Era ancora vivo? Ha detto Apache. Thank you.
Dove sei? Sono qui giù. Attenti, non ve lo fate scappare. Guarda, eccolo là. Dove? Là. Oh. Idiota, che diavolo fai? Oh, scusami tanto, non l'ho fatto apposta. Vieni fuori, Manassas! Lo so che sei là dentro. Deciditi, Manassas! Il tuo bel tesoro sta bruciando. E sono sempre 20 milioni di dollari. Tu non bruceresti mai dei soldi, anche se sono falsi. Non vorrai mica passare tutta la notte da solo là dentro. Adesso ti mando Alfie a tenerti compagnia. Ci piscio sopra al tuo mostriciattolo. Hai sentito, amico? Se fossi in te, andrei a dargli una bella lezione. Addio, Alfie. Thank you.
20 milioni andati in fumo. Peccato, ma i soldi falsi non mi sono mai piaciuti. È difficile essere sfortunati come te, polacco. Ti sei fatto passare per Sam Putman e non sapevi che quello vero era proprio qui a Mansfield. Fa rabbia crepare quando si è così vicini a tanto oro, eh? Tu lo sapevi che era qui. Per questo hai ammazzato Plum Plum. No. Perché c'era arrivato, vero? No, non sono stato io. Non l'ho ammazzato io. Ecco, basta così, signora? Ah, no, ancora, Sara, è meraviglioso. Sara, t'avevo detto di continuare. Che aspetti, dai? Non c'è tempo per fare il bagno adesso, madame. Ho trovato quei 500.000 dollari. Dove? Sono qui a Mansfield. Dobbiamo portarli via alla svelta, alla faccia di Monk. Ho bisogno di un'ora di tempo. Voi aspettatemi a Green Falls. È più prudente non farci vedere insieme. D'accordo? Devi sbrigarti se vuoi arrivare in città prima che Sartana se ne vada. Presto! Tutti a cavallo! Voglio la metà di quell'oro. Me l'hai promesso. Le promesse fatte a una donna come te durano finché il letto è... No! Signora! Signora! Siete ferita. Mi ha fatto male.
credevo che volessi partire, straniero. Sì, è vero, ma prima voglio dare un concerto. In mezzo alla strada? E perché no? È qui che sta arrivando Monk. Monk, hai detto? Gente, arriva Monk! Presto! Tornatevene a casa! Arriva Monk! Via, via! Scappate! $500,000 e ti lascio vivere! Io ci starei, ma come faccio a darteli se non li ho ancora trovati? Non li ho ancora trovati. Bugiardo! So che li hai tu! No! Come vuoi che te lo dica? In musica? Primo gruppo! Carica! Thank you.
fatta secco. Non c'è più. Dov'è quel figlio di cagna? L'avevamo beccato. State attenti. Indietro. Tu guarda di là. Tu di là. Non può essere lontano. Amore, ci sei riuscito. Ci siamo riusciti. Oh, tesoro, portami via con te. Certo, cara. È tutto nostro ora. Tutto nostro. Dove li hai nascosti? Là, guarda. Ingegnoso, vero? Che demonio. Non sono mica uno stupido come tuo marito, tesoro. A me un buco in mezzo agli occhi non è facile farlo. Fossi in te, non ne sarei tanto sicuro. È l'ultima mano della partita, Sartana. Pensaci bene. La vuoi giocare davvero con le pistole? Hai sempre tenuto i fili dei tuoi burattini. Adesso è arrivato il momento in cui devi entrare in scena tu. Come hai fatto a capire? Non è stato difficile. Ho soltanto messo insieme il racconto di tre bugiardi. Il tuo era perfetto, salvo una cosa. Il mastice di quel vetro è vecchio di anni. Tu non sei mai scappato da quella finestra. Nessuno è perfetto. Johnson e Manassas Joe hanno nascosto i soldi falsi nelle grotte degli Apache e per fregare Monk sono andati all'appuntamento con un mucchio di carta straccia. Ma poi Johnson ha fatto fuori sia Manassas che l'uomo di Monk. Esatto. Vai avanti. Coraggio. Il resto è piuttosto ovvio. Tu e Belvi siete divisi i compiti. Lei ha ammazzato Johnson e tu hai nascosto l'oro nella bisca. Mentre il segreto di dove stavano le banconote false era morto con Johnson e Manassas Joe. Quel bastardo ha preferito crepare piuttosto che dirci dove aveva nascosto quei 20 milioni di dollari fasulli. E dopo hai portato il suo corpo nella bisca per far credere a tutti che era morto qui. Ma lo sceriffo ti ha fregato sul tempo, ti ha arrestato e ti ha spedito nel penitenziario di Everglades per farti cantare. Fortuna che avevo un amico come te. Sai, mi servivi per far fuori i troppi cani che si sarebbero avventati su quell'osso. Bell'amico, io t'ho tirato fuori dalla galera e tu m'hai gettato in pasta ai cani. Meriteresti di ritornare nella gabbia da cui t'ho fatto uscire. Parli proprio come un giudice. Un giudice? Se fossi un giudice t'avrei già condannato a morte. A un morto è difficile fargli dire dove ha nascosto una montagna d'oro. Beh, puoi morire in pace, so già dov'è. Bella cassaforte, vero? Nessuno ci avrebbe mai pensato. Nessuno tranne te. Nemmeno io, grande Fool. Me l'hai detto proprio tu, con quell'occhiata. E adesso vattene finché sei in tempo. È un pezzo che mi andavo chiedendo se tu sei più svelto di me. Ormai dovresti saperlo. Non mi accontento della metà, quando con un colpo di pistola posso prendermi tutto. Sepolto qui. Era povero, ma che tipo in gamba. Sai,
Lo devi un po' anche a lui, se puoi permetterti il lusso di andare in giro vestito tutto d'oro. Grazie, Alfie.